Chi ha detto che l'uovo di Pasqua si debba per forza mangiare? Nel laboratorio della pasticceria Bompiani a Tormarancia, i gusci di cioccolato diventano opere d'arte ispirate ai grandi del passato. Walter Musco è la mente di tutti i capolavori, che da stasera alle 18 saranno esposti in una mostra. Sono più di 12-13 anni che si fa questa kermesse. Quest'anno il tema sarà Roma, la mia città. Spazio allora al Foro Romano, al Colosseo Quadrato dell'Eur e all'Uovo Guardia Svizzera. L'omaggio a Alberto Sordi e al suo personaggio di Guglielmo il Dentone, lo sguardo ai giovani con l'armadillo di zero calcare, la maestria di Caravaggio nella canestra di frutta. Questo è stato un uovo molto molto complesso. Di ogni singolo frutto e le foglie sono realizzate una ad una, ovviamente in cioccolato. Attorno a Walter, nel laboratorio creativo, una squadra di giovani artisti pasticceri decora, stucca e dipinge. L'arte entra in pasticceria su uova e torte e incuriosisce i clienti. È divertente perché fino a qualche mese fa avevo una torta iconica che era la Action Painting, un omaggio a Jackson Pollock. La gente ci chiamava per dirci: posso ordinare una Action Painting per 10 persone? E questo è un modo comunque carino per farli avvicinare al mondo dell'arte o della cultura in generale. La mostra resterà aperta fino a Pasqua.